E siamo ancora in compagnia di Monsignor Oscar Arnulfo Romero, vescovo ucciso, martirizzato e quindi santo oggi, vescovo di El Salvador. E abbiamo visto come la verità annunciata senza compromessi era uno stile della sua predicazione e quindi una luce anche per noi. Una luce per la stessa Chiesa. Egli denunciava non solo le malefatte della politica e del potere militare del suo tempo, ma anche le incongruenze all'interno della Chiesa. E diceva, come abbiamo visto ieri, che quando tu come Chiesa denunci e gli altri denunciano anche te, fanno delle denunce nei tuoi confronti, delle tue mancanze, bene, dobbiamo riflettere e convertirci quando queste denunce ci fanno dimostrare e dimostrano le nostre mancanze. Ma, e qui mi rifaccio a quello che abbiamo detto qualche puntata fa, questo modo di annunciare il Vangelo della liberazione, il Vangelo della giustizia da parte di Oscar Arnulfo Romero non era ben visto anche dai suoi confratelli vescovi, che lo accusavano di fare politica, di essere entrato in politica. Che cosa diceva di contrario al Vangelo Oscar Romero? Ascoltiamo qualche passaggio di qualche omelia che ci fa capire il nesso, la sostanza del suo annuncio, della sua testimonianza che poi lo ha portato a versare il sangue per quello che diceva. Per esempio, rispetto all'oppressione, alla repressione che erano imperanti in El Salvador e per la guerra che c'era in quel tempo, Romero accusò chi? L'ultima oligarchia e disse il 6 gennaio del 1980, rivolgo un appello all'oligarchia, cioè a quei pochi che governavano, che comandavano. Non idolatrate le vostre ricchezze. Non le conservate lasciando che il vostro prossimo muoia di fame. È soltanto questo una intromissione politica? No, questo è un annuncio evangelico. Un annuncio evangelico che accusa la sete, la schiavitù della ricchezza come il motivo per reprimere e opprimere gli ultimi, i poveri. Poi lui vedeva anche il modo di agire delle forze armate, delle forze dell'ordine, i cosiddetti squadroni della morte e quindi la giunta militare del suo tempo, che erano anche loro indicati da Romero come responsabili della repressione. Difatti, in un'omelia del 20 gennaio 1980, Monsignor Romero dice: la giunta militare deve ordinare, una volta per tutte, la cessazione immediata di questa repressione indiscriminata, perché anche la giunta stessa è responsabile del sangue e del dolore di tanta gente. Le forze armate, soprattutto le forze dell'ordine, devono abbandonare questo accanimento e odio verso il popolo. Devono dimostrare attraverso i fatti che sono a favore delle maggioranze e che il processo da loro avviato è di carattere popolare. Voi, o molti di voi, siete di estrazione popolare. Per questo, continuava Monsignor Romero, l'istituzione dell'esercito dovrebbe essere al servizio del popolo. Non distruggete il popolo. Non siate voi i promotori di maggiori e più dolorose esplosioni di violenza con cui un popolo represso potrebbe reagire e ha ragione. Non c'è altro che un'accusa contro la violenza perpetrata ai danni del popolo. Questo può essere letto politicamente, ma è pienamente evangelico. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!